Allora, diciamo che questo è un sintomo di una malattia molto grave. Prima di parlare a valle, cioè quello che percepiscono i cittadini, che è la realtà, gli effetti di una cattiva gestione che arriva dal passato, almeno negli ultimi 6 anni, ci sono stati dei provvedimenti normativi che sono stati devastanti per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Basti pensare alla spending review, che c'è stato un taglio orizzontale sia per quanto riguarda le unità degli operatori e per quanto riguarda le risorse. Basti pensare, non ultima, alla legge Madia, che con un colpo di spugna ha azzerato le vacanze organiche. Questo è il tecnicismo per far comprendere ai cittadini cosa questi provvedimenti hanno coniugato sulla loro pelle. Significa che ci sono poliziotti, carabinieri e operatori della sicurezza e soccorso pubblico in generale che sono diminuiti, che sono più anziani, con il blocco del turnover almeno per 5 anni non sono stati tenuti il giusto equilibrio da chi andava in pensione e le nuove leve. Il personale, l'età media del personale di questo settore è aumentata, è circa intorno ai 48 anni di età, quindi il cittadino ha una efficienza e efficacia di un servizio molto più scadente. Hai tutti gli operatori del settore che operano in città e in provincia, va il plauso di Città Futura perché fanno enormi sforzi supportati dalle istituzioni, ma non supportati da una politica nazionale, regionale e cittadina. Cosa voglio dire? Il tema è molto ampio, è molto vasto, complicato ma non complesso. Quindi per brevità di tempo, perché è per rispetto dell'intelligenza e del servizio al cittadino, diciamo ora che è necessario, è importante e chiede, Città Futura chiede ai candidati a Parlamento di questa circoscrizione che facciano sentire a gran voce, con forza e insistenza, le prerogative e le esigenze del territorio. Necessitano nuove aliquote di personale, il blocco del turnover è stato azzerato, da recente sono stati emanati nuovi bandi di concorsi straordinari, devono arrivare risorse fresche su questo territorio. Risorse fresche significa più personale per poter permettere che non ci siano solo poche macchine di notte nel servizio di vigilanza e controllo del territorio, permettere nuovi strumenti, nuovi mezzi, investimenti in nuove tecnologie, aiutare con i PON sicurezza l'acquisizione di videocamere e strumenti altamente tecnologici che così possono favorire il governo del territorio, il controllo del territorio e la sicurezza del territorio. Questo è quello che Città Futura chiede ai nuovi parlamentari e chi si accinge a governare questo paese. È una richiesta che viene fatta a livello trasversale. La sicurezza del territorio non ha colore politico e speriamo che Caserta e i cittadini casertani possano scegliere tra i vari candidati chi ha passione, etiche e competenze per aiutare questo territorio.